perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Quest'oggi ragazzi torniamo a parlare nello specifico di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, a più di un mese di distanza dalla loro uscita, ed in particolare andremo a toccare un argomento che più volte è apparso su questo canale, ossia gli ultravarchi. Nel video di oggi andrò a proporre una possibile interpretazione di questo fenomeno che sta scervellando moltissimo all'interno della community, in quanto sì, è inutile negarlo, Game Freak ha fatto un po' di casino inserendoli all'interno dei giochi. La domanda di oggi però è la seguente, una domanda che ho visto più volte sia su internet in generale che addirittura sotto certi miei video. Da dove vengono fuori i leggendari che troviamo all'interno di certi portali? Insomma, non è assurdo che esistano gli stessi Pokémon del nostro mondo in altri mondi? Quest'oggi tenteremo per l'appunto di rispondere, ma prima di iniziare andiamo a mettere un piccolo disclaimer per evitare vari fraintendimenti. A scanso di equivoci, difatti, non andremo a considerare la natura dei portali, o meglio, li assumeremo come dimensioni alternative, perché nonostante varie terminologie suggeriscano una loro natura differente, per questa interpretazione ci serviremo della prima opzione. Del resto Game Freak ha fatto talmente tanto bordello con i vari termini che probabilmente qualsiasi teoria a riguardo risulterebbe sbagliato o quantomeno controversa, quindi tanto vale prendere quella che ci fa più comodo. Detto ciò, sappiamo che questi portali ci collegano a mondi alternativi e che questi mondi alternativi rientrano all'interno di tutte quelle, fra virgolette, dimensioni che compongono il famoso, nonché teorizzato e confermato, multiverso. Ora, il fatto che, per esempio, esistano due Kyurem in due mondi diversi, il che vorrebbe dire avere due draghi originari, è giustamente contraddittorio. Ma proprio perché stiamo parlando di dimensioni alternative, possiamo tirare in ballo qualcosa che renda perlomeno plausibile tutto ciò. Noi siamo, in realtà, a conoscenza di alcuni mondi nei quali si è sempre riscontrata la pluralità di leggendari rispetto al mondo principale, e questi mondi sono quelli di Mystery Dungeon. Noi sappiamo che, in questo spin-off, un umano si ritrova catapultato all'interno di un mondo nuovo sotto forma di Pokémon, il che è molto indicativo. Tralasciando il fatto della metamorfosi, che nei giochi avviene per cause riassumibili in devi salvare il mondo quindi trasformati in pezzo di Trubbish, abbiamo, fin dai tempi di Pokémon Squadra Rossa, assistito a dei passaggi dimensionali fino ad arrivare a portali sull'infinito, dove tramite un portale è possibile proprio raggiungere dei dungeon alternativi. Questo portale molto particolare è detto metaportale, e questo dettaglio non è insignificante perché il prefisso meta, dal greco, sta ad identificare un qualcosa di oltre, di al di là al mondo che conosciamo. In sintesi, sta a identificare una sorta di altra dimensione, banalizzando ovviamente questo concetto e contestualizzandolo all'interno dell'ambito Pokémon. Tutto questo ragionamento per dire che i mondi di Mystery Dungeon sono collegati molto probabilmente a questa fitta rete di ultravarchi e che anch'essi fanno parte dell'ultraspazio. Da ciò possiamo derivare una supposizione interessantissima, cardine del video stesso. Se i mondi di Mystery Dungeon presentano Pokémon leggendari alternativi ai nostri e se sono collegati in un certo senso al nostro mondo, è possibile che questi fantomatici leggendari che si possono trovare in Pokémon Usum appartengano letteralmente a questi mondi? Del resto, anche guardando un pochino la conformazione degli ultramondi, essi assomigliano ai corridoi dove per l'appunto erano trovabili i leggendari in Mystery Dungeon. Insomma, abbiamo in entrambi i casi un allargamento che converge in un cunicolo che poi infine porta al Pokémon leggendario. Ovviamente il dungeon non è esplorabile per questioni logistiche, ma del resto non avrebbe comunque senso che un ultramondo sia composto da una sola montagna. Insomma, è possibile, almeno in linea prettamente teorica, che tutto ciò possa essere vero. Ovviamente la trasformazione da umano a Pokémon non si applicherebbe, perché gli umani che attuavano tale metamorfosi erano richiamati e non semplici passanti come noi. In Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa, ad esempio, il protagonista, sotto le spoglie di un Pokémon, avrebbe dovuto salvare il mondo da un meteorite. Insomma, era un predestinato, mentre il personaggio di Usum in questi mondi ci capita per caso. Quindi nessuna forza maggiore e nessun test della personalità interviene per mutare la sua forma. Ovviamente tutto ciò che è stato detto
detto, visto e considerato il casino logistico che implicano questi mondi, non pretende di essere vero nella pratica, ma da un punto di vista prettamente teorico, potrebbe essere un'interpretazione carina, nonché secondo me affascinante, che quest'oggi abbiamo dato a questo fenomeno che, più che un mistero, sembra essere di fatti una spirale di contraddizioni sulle quali probabilmente Game Freak ha chiuso un occhio. Ma facciamo pure due. Detto tutto ciò ragazzi, voi che cosa ne pensate della storia degli ultravarchi in generale? Fatemelo sapere qui sotto con un bel commento e vi invito, se questo video vi è piaciuto, a lasciare anche un bel mi piace. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale se è il primo video che vedete e volete vederne degli altri, e per tale proposito vi invito anche a premere la campanella per non perdervi mai alcun video che uscirà su questo canale. Inoltre vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!